Do you see me looking, girl? Go on and act right. Little person, let me see you in the spotlight. I turn around and let me see just what you curve like. Go grab your friends and y'all can come to the back. Oh, why don't you take a sip up on your champagne? Relax, take your coat off and let me get your name. I love that hourglass shape you got up on that frame. Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Aspettando il Sole, il film di Acopanini, che è lì in mezzo, lo riconoscete immediatamente. Il film, l'uscita è prevista in 50 copie, così mi hanno detto, poi Alessandro Suai, che è in prima fila, che è l'amministratore delegato di Mikado, la casa di distribuzione del film, ed è prevista per il 20 di febbraio. Mi guardo intorno proprio per avere delle conferme. Come spesso accade, non prendetela, presento soltanto Vanessa Incontrada, perché altrimenti perdiamo 5 minuti e abbiamo quasi l'intero cast del film, di questo film, che su cui credo ci siano moltissime cose da chiedere. Io proverei poi, dopo, a coinvolgere anche tutti gli attori e tutti i personaggi, se non voglio guidare o esagerare le vostre domande, ma vi lascio subito la parola. Chi vuole cominciare? Buongiorno, sono Paolo Contenti di palcoweb.it. A Giuseppe Cederna vorrei chiedere, bravissimo oltretutto, vorrei chiedere se... anche gli altri, mi pare, bravi, no? Sì, questo lo dico togliendomi la giacca. Che lui mi ha colpito in maniera particolare, e quindi io vorrei fare questa domanda, cioè vale a dire, ho notato che la sua recitazione fosse più che altro di tipo teatrale, no? Vorrei sapere se questa mia impressione è azzeccata o meno, grazie. Pronto? Pronto. Dunque, come recitazione teatrale in genere in Italia è un'offesa, nel senso è un'offesa perché purtroppo quando, nonostante bravissimi attori che fanno teatro, la recitazione teatrale si intende una recitazione un po' roboante, un po'... No, a me sembra che sia il frutto di un personaggio costruito bene, come tutti un pochino. La particolarità di questo film è stata, tutti noi abbiamo accettato perché i personaggi ci permettevano, il testo, i personaggi ci permettevano di costruire qualcosa di diverso da quello che avevamo fatto e di poterci lavorare con attenzione. Quindi se... soprattutto perché siamo stati pagati anche molto. E quindi col fatto che avevamo molti soldi per lavorarci, insomma, ci abbiamo, uno di noi l'ha fatto molto seriamente. Se per recitazione teatrale si intende una recitazione curata, non lo so, in cui quando ci chiedono se che differenza c'è tra recitare in teatro e in cinema, teatro naturalmente tu devi fare come se fosse un pittore che dipinge su una grande tela, o in teatro tu dipingi su una tela più grande perché il pubblico è più lontano, devi parlare appena un po' più forte ma mantenendo una naturalezza senza fare il trombone teatrale. In cinema devi cercare di recitare con meno possibile e di levare. Io spero di esserci riuscito. Comunque una caratteristica del film credo che per tutti quanti, se voi chiedete a tutti noi, credo che sia stato proprio il piacere di fare dei personaggi in qualche modo diversi, di riuscire a farlo perché Ago è capace di lavorare con gli attori, ha delle idee molto precise ma in qualche modo ti lascia libero, poi decide sempre lui, però insomma è in qualche modo la dittatura molle. Marco. Sì, buongiorno, sono Marco Spagnoli. Volevo chiedere a Panini due questioni. La prima è questa: come è nato questo progetto? Cioè l'idea di fare un film corale è, sappiamo, molto complesso, e spesso anche il cinema italiano non l'ha frequentato di recente, se non negli ultimi anni, perché è complesso questa idea. E poi quello che diceva appunto Cederna del casting che sta, cioè lei ha scelto degli attori in maniera un po' diversa da come l'abbiamo visti fino adesso, perché è una cosa sacrosanta che sarebbe bello vedere più spesso, ma come ha scelto gli attori, quindi per che cosa, visto che loro hanno interpretato dei personaggi precisi, che cosa, come li ha associati gli uni agli altri? Grazie. Allora, buongiorno. Rispondo prima alla domanda 2 e poi alla 1. Allora, io sono da sempre un appassionato di film in cui gli attori fanno dei ruoli diversi, da Jack Lemmon in Missing a Henry Fonda in
c'era una volta il West, più recente Tom Hanks in Era mio padre. Perché? Perché se noi abbiamo un attore che oggi manca perché sta lavorando, beato lui, Raul, a fare Raul, cioè è ovvio come va a finire, il colpo di scena è se Raul non fa Raul, o meglio fa un altro lato di Raul. Mi ricordo che una persona che ha collaborato con noi ad un certo punto mi disse: nessuno crederà mai a una storia in cui Raul Bova viene abbandonato. Io ho detto: ma perché no? Cioè, voglio dire, non è che uno che nasce con la faccia di Raul Bova è come dire, è garantito l'indennizzo dal dolore, anzi. E quindi su questo, in questo modo ho ragionato su tutti gli attori. Volevo Gabriel per fare un debole, volevo Vanessa per fare una pornostar, volevo Corrado per fare un giocatore di basket, un pornattore, eccetera. Non si capisce come mai ho scelto Corrado per un pornattore. Ma no, adesso a parte gli scherzi, questa era proprio l'intenzione, cioè era l'intenzione di lavorare con dei grandi attori. Io questo no, veramente per me è stato la cosa più bella in assoluto di tutta questa esperienza, aver avuto la risposta loro e aver avuto loro con così tanta voglia di mettersi in gioco e di seguire le mie idee, anche le mie follie, sempre ovviamente discutendo, controbilanciando le indicazioni, insomma, per dar vita a questi personaggi. Giuseppe ha detto personaggi. Io credo che questo sia un pochettino, se posso ovviamente, un difetto del cinema italiano in generale, che ci sono pochi personaggi, cioè ci sono molti attori che fanno sempre quello, che non capisci più se è un personaggio o è lui veramente. Mentre invece è bello quando ci sono i personaggi, cioè il ruolo di Vanessa non è Vanessa, è Kitty Galore, poi è lei che lo fa ed è bravissima a farlo, ma è Kitty Galore, cioè è quasi come una maschera, non so come dire, la maschera di Pantalone, che poi dopo ci sia dentro uno o l'altro, viene meglio o peggio, ma è la maschera di Pantalone. I personaggi di Aspettando il Sole sono dei pezzi di esseri umani ricomposti, tutto il film ha una aderenza relativa alla realtà. È un film fatto di cinema, fatto di amore per il cinema, fatto di amore per gli esseri umani sbagliati, ma insomma non è un film che pretende di disegnare uno spaccato della società reale, piuttosto che è un film dove è una favola, cioè è un racconto vero e proprio, un racconto in cui non racconto esattamente quello che succede di fianco a casa mia, perché basta che apro la finestra e lo vedo, ma una cosa che parte da lì e poi si sviluppa. L'idea del film corale deriva dal fatto che io credo che la nemmeno troppo velata metafora, voi avete visto il film dell'Eternity, ci dice che qualunque cosa vista da lontano perde di significato, bisogna andare dentro per capire esattamente le singole differenze, e questo vale a maggior ragione per le persone. Io credo che la statistica e il marketing abbiano fatto i più grandi danni dopo le bombe atomiche, nel senso che nel momento in cui noi siamo stati massificati, allora sono tutti quelli che tendenzialmente hanno gli occhi blu, di solito fanno questa cosa qui, non è assolutamente vero, io ho gli occhi blu e Santa Maria ha gli occhi chiari, ma simili blu, facciamo due cose completamente diverse. Blu. Tu li hai azzurri. Io ho azzurri e lui blu. No, nel senso che ovviamente in una statistica io e Claudio verremmo avvicinati gli occhi chiari, siamo due persone completamente diverse e si perderebbe la nostra storia. La necessità quindi di avere tante voci derivava da quello, cioè di esprimere poi sostanzialmente due grandi temi che ci sono, che non sono niente di rivoluzionario all'interno del film, cioè in qualche modo raffrontarsi con l'amore e raffrontarsi con la morte, però ci volevano tante voci. Io non credo che Aspettando il Sole sia un film a episodi, anzi perlomeno spero che non sia percepito così, perché non è stato concepito così, ma è un film in cui tante voci ne compongono una sola, che è quella di questa umanità spezzata e che sta di solito ai margini delle statistiche. Tutti i personaggi di Aspettando il Sole sono quelli che stanno ai bordi, cioè la massa fa un'altra cosa. Quelli di Aspettando il Sole sono tutti quelli un po' valori che generalmente poi nelle statistiche si tende a cancellare. Non so se ho risposto, però. Certo, credo di sì. Please don't make a fool of me. Little lady, you got me just
te.